Ha visto la dichiarazione del ministro Kyenge, voleva fare una domanda a margine. Sì, mi auguro che venga alla festa, la chiamerò per dirle come stanno le cose. Prendere distanze? La chiamerò per dirle qual è la posizione della Lega. Ce la può anticipare? No. Però la questione è politica generale, non riguarda solo il rapporto tra le Lega. No, la questione non è politica generale, la Lega non attacca, non fa mai questioni personali. Noi combattiamo le idee sbagliate e le proposte sbagliate. Quella dello Ius Soli non è una proposta sbagliata, è una proposta sbagliatissima e noi la contrastiamo perché siamo convinti delle nostre idee. Come c'è stato ieri sera, non so se lo sapete, un dibattito tra la ministra e Attilio Fontana, sindaco di Varese, un dibattito civilissimo in cui il nostro rappresentante ha espresso le posizioni della Lega in modo molto convincente. Questa è la Lega, quindi non abbiamo nessun timore nel sostenere le idee, le nostre idee, nel sostenere che le proposte come quella del ministro sullo Ius Soli sono sbagliatissime, punto. E questo le dirò quando la chiamerò per confermare l'invito alla festa della Lega. Se ci sono altre domande. Una battuta sull'accordo di oggi, responsabilità civile delle imprese, questo è un po' il tema dell'accordo di oggi. È una novità quella di oggi perché per la prima volta rispetto a quello che è successo in passato facciamo il confronto con i rappresentanti delle imprese partendo da un dato positivo che gli infortuni in Lombardia sono inferiori alla media nazionale, sono in calo, vuol dire che le imprese hanno operato bene, che il sistema di prevenzione attuato dalle imprese in Lombardia funziona e questa è una cosa molto importante.